un unboxing divertentissimo che non voglio perdermi e voglio condividere con voi. Questo qua, accendiamo un attimo la lampada, è una bambola che sicuramente è una bambola perché l'ho ordinata e mi arriva dall'Irlanda, direttamente dall'Irlanda. E io spero che vada tutto bene perché sono pezzi di scatola. Probabilmente sì, quella è una cosa irlandese. Adesso io prendo le scissors, le mie forbicine. Vabbè, questo è il mio indirizzo, l'ho un po' pasticciato per non... E sto scoprendo di cosa... Allora, questa è veramente... Il genio, devo dire, non è solo italiano. E infatti... Non aveva un foglio di carta e cosa si usa? Una envelope, una bella busta con scritto dietro il mio nome, bla 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 bla. Ok, andiamo avanti e troviamo, wow, golden, qualcosa di buono per la breakfast, non male, lo vedete? Non so se è dritto. Scopriamo un pochettino di più sulla vita di questo che sono sicuro essere un uomo, perché le donne sono molto ma molto ma molto ma molto più precise. Allora, dalla forma, un altro pezzo, guarda, sempre quello, no, non c'è niente di mangereccio a cui fare pubblicità, è ancora un altro bel 360 grammi di golden sciroppo. Vediamo un po' se era scaduto. E voilà, un altro pezzo di scatola. Adesso qualche chilo di scotch, ma neanche tanto, perché la persona sembra essere parsimoniosa. Io, guarda, sono preoccupata perché qui potrei avere delle brutte sorprese. Sta a vedere che qua c'è un'altra scatola di qualche prodotto locale che mi è sfuggito. Curiosa, molto curiosa. Devo stare lontano perché se quello che penso io è una scatola. Sti cavoli. Allora, vediamo in cosa... Non può essere una scatola da scarpe. Questo è di nuovo un package. Sorpresa, abbiamo la scatola intera. Possiamo leggerci tutti. Questi qua sono i... Sono cereali. Sono cereali. Ecco cosa mangiano. Golosone. Pappa e gioco. Allora, questo devo dire è un creativo nel fare scatole. Glielo devo lasciare come feedback, perché veramente... Comunque, giungiamo al dunque. Non credo ci saranno altre sorprese. Vediamo un po' cosa ha mangiato qua. Penso sia sempre la stessa scatola. Spero l'abbia mangiata presto, perché erano 10 sacchetti di non so cosa, scaduti il 29 di agosto. Un momento. Che scadrebbero il 29 agosto 2020. Allora andiamo tranquilli. Poi dicono che gli altri, negli altri paesi non sono creativi come gli italiani. Smentisco categoricamente. Qualche nome? Leicester, UK. Va bene, abbiamo scoperto che questi cereali al gusto di sciroppo o non so cosa sono molto amati da questo seller, da questo venditore che fa queste belle scatolette, no? Molto precise, molto curate, non male, devo dire. Ora, quello che c'è dentro è una cosa da collezione. Io la colleziono, basta, non ci gioco. Cosa posso aspettarmi dentro? Ho pensato a una cosa che non posso dire. Qualche chicco di cereale, mi sciroppato.
qualcosa. Questo qua mi sembra tanto un sacchetto della spazzatura, a giudicare dalla consistenza. Adesso però voglio essere certa, è divertente. Sì, sì, è un sacchetto della spazzatura, ve lo giuro. Fantastico. Meraviglioso. Poi hai visto dire quanto sono grandi i sacchetti della spazzatura? Se è la cosa che dico io che è arrivata, vi dico esattamente, cioè sì, è la scatola, è lei, sì, è lei, the lady. Mai smettere di giocare, mai smettere di giocare. Monica. Allora, vediamo un po', è un sacchetto della spazzatura questo? Signori e signori, ladies and gentlemen. Adesso ve lo dico. Lo è! È un sacchetto della spazzatura, fantastico! Yahoo! E con questo l'unboxing finisce qui. Mi controllo invece un pochettino questa beauty irlandese. Controllo un po' la scatola, perché la scatola non deve essere rovinata. Di che anno è? 2016? Non male. Bene. Tutto bene? Quella che finisce bene. La bambola è arrivata. È arrivata sana e salva, malgrado l'imballaggio un po' così di fortuna. Chissà se ha gradito i cereali. Io lo devo chiedere. Ciao!